Allora, io purtroppo non intervengo spesso, però quando c'è un clima surreale devo per forza intervenire perché sento troppe volte dalle opposizioni bocciate delle attività che portiamo avanti dopo duro lavoro, quando queste attività in realtà vengono portate avanti dopo duro lavoro dalla maggioranza, sia dagli assessori che dalle commissioni che dai municipi. E poi, come è stato detto dalla consigliera Guadagno, in questo caso stiamo parlando di un atto ritirato dalla maggioranza, riutilizzato, se non vogliamo usare il termine copiato, insomma, dall'opposizione. E diciamo, questo è veramente surreale per me. Mi batte il cuore perché sinceramente non riesco a capire. Però volevo anche puntualizzare altro. Volevo dire che per chi partecipa veramente alle commissioni e all'attività politica del Comune di Roma e del Municipio sa che è stata fatta una commissione commercio con sopralluogo al Centro Carni, dove sono stati anche membri delle minoranze. Quindi il tema è molto a cuore. Abbiamo fatto una lunga commissione in cui abbiamo parlato con i responsabili, dottor Piccioni, con tutti gli operatori, con l'indotto. Abbiamo parlato approfonditamente di tutte le problematiche connesse anche Non riesco a comprendere la finanziarie. difformità rispetto Sì, io non all'indotto. parteciperò al voto perché sinceramente ecco, per questo sentimento non riesco veramente a partecipare al voto perché ritengo che bisogna essere veramente coerenti e Continui pure, seri. consigliere, non volevo Sì, interromperla, è sì, che sì. non comprendevo io, però E vado avanti. quindi, ripeto, volevo poi puntualizzare che il municipio stesso, oltre alla Commissione Commercio, che mi pregio di presiedere, ha fatto un lungo percorso di partecipazione pubblico, dove tutti, non solo i commissari di maggioranza e opposizione, hanno potuto partecipare e dare le proprie opinioni sulla valorizzazione del centro Carni. Quindi noi stiamo facendo un lavoro molto intenso e partecipato con tutti gli attori possibili e quindi anche con i cittadini, con gli operatori e con i cittadini. Quindi ritengo che sia fuori luogo gli interventi delle opposizioni che probabilmente non conoscono i dettagli. Io mi asterrò per questo motivo e ringrazio la consigliera Guadagno e il presidente Boccuzzi per il lavoro di partecipazione che hanno fatto. Grazie. Scusate, non partecipo.